La prima volta che viene svolto a Pesaro, quest'anno poi l'abbiamo voluto fortemente in concomitanza del fatto che Pesaro è capitale italiana della cultura, quindi un convegno economico a respiro nazionale è sicuramente una cosa molto bella sia per Pesaro ma anche per i commercialisti che verranno all'evento. Se guarda al futuro ci sarà un focus dedicato proprio ai giovani dove dialogheremo con loro, vorremmo sapere le loro idee, le loro idee sul futuro sia della professione che dell'economia, assieme a loro delineare il futuro della professione perché sono loro quelli che poi dovranno applicare le linee guida che verranno fuori anche da questo convegno. Tanti personaggi coinvolti in questi due giorni, uno su tutti il comico albanese, ma ci sarà anche Fabio Caressa e molti altri. Sì, perché abbiamo voluto dare ampio respiro a tutte le sfaccettature dell'economia, quindi coloro che si sono reinventati in alcune professioni, come alcuni giocatori che adesso fanno i commentatori televisivi, e avremo alla cena di gala ospite albanese che sicuramente darà degli spunti molto interessanti e ci farà riflettere sul futuro dell'economia e anche del ruolo del commercialista nel nostro paese.